Cosa sta facendo l'IBM? L'IBM nella lettera di convocazione dei licenziamenti collettivi dell'11 marzo dichiara platealmente che siccome c'è una contrazione di mercato e che quindi deve fare una politica di riduzione dei costi, sta mettendo fuori lavoratori, mantiene le cosiddette tower che sono i centri, diciamo così, più importanti, i centri di sistema, e il resto lo dà all'estero, lo delocalizza, perché così fanno tutti. Allora, il problema è che non si garantisce un futuro, si fa solamente cassa, si sopravvive. Allora, noi quello che chiediamo alla politica, gli chiediamo un sistema di tutele nell'immediato per i lavoratori dell'IBM, ma ci abbiamo bisogno di un discorso in prospettiva per tutta l'industria. Noi abbiamo una platea di persone che sono sempre più rassegnate, sempre più chiuse, isolate, impaurite. Anche la persona più forte che sta in IBM si impaurisce, perché se tu oggi stai qui e siamo pochi e la maggior parte sta a casa davanti a un computer, lo sa quanti ne abbiamo portati alla ASL? È veramente una denuncia sociale. Ma se non date aiuto alle mamme che lavorano, se non si dà aiuto alla famiglia in questo senso, cioè il lavoro e la dignità della persona. Grazie al Job Act, adesso Adecco sta lanciando, partirà ai primi di giugno, un sistema di consulenza per tutte le aziende. Ci saranno due giornate in tutte le maggiori città in cui Adecco spiega alle aziende come utilizzare il Job Act. Quindi dirà, viene da IBM e gli dice: ma tu c'hai questi lavoratori della logistica? Sono anziani, hanno una busta paga troppo elevata. Io ti dico come fare l'outsourcing, cioè quindi come metterli fuori e come assumere persone con meno, con uno stipendio minore. Quindi le famiglie italiane si troveranno con un papà probabilmente disoccupato e con un figlio sottopagato. Questo è il risultato della guerra. Non è una guerra tra giovani e anziani, sì. È semplicemente un risparmio che torna solamente nelle tasche delle aziende.